Guarda, questo è un uccello strano. Oh, Chiara. Ma chi è questo? Ma è vero quello che c'è dentro questa casa? È nato Federico? No, vabbè. Ah. Bella l'idea. Ma chi è? E lui è nato. È nato nel 98. 898. Poi è morto a 33 anni, che è stato fucilato dai fascisti. Farò anche qua. Igor, senti, ma cos'è? Sei serio come gatto? Buongiorno. 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 Andiamo via subito. Magari ci mancherà. Ciao. Buongiorno. No, guarda, vi faccio vedere. Questo è il tesoro di queste case. Sono tutti questi legni incisi da un grande amico che adesso non c'è più perché era molto anziano. Drago. Sì, è il rinoceronte di Dürer. Ah, il rinoceronte di Dürer, sì, certo. Sì, sì. Però inciso su legno è una cosa... Ci saranno tre persone al mondo che sanno fare una roba così. E questo è un suo amico che la fa? È un tuo amico che la fa? Sì, sì, sì. Sì, adesso non c'è più. Dopo il risultato, quando si stampa è... Che meraviglia, come è nitido. È riuscito a dare un colpo di luce sul legno. Cioè, era veramente un straordinario. Un grande incisore. Non era creativo. Cioè, lui era solo un incisore, non creava assolutamente, cioè tutti questi disegni che si lui vedi, li ha tratti, diciamo, no, da qualcosa. Ok. Vedi che sono queste sono cose del 600, prese dai libri. Bellissimo. Vedi, questo è l'albero delle balene, fatte da un amico, un disegnatore. L'albero delle balene, fantastico. Sì. No, beh, dopo ognuno metteva la sua creatività. C'è inciso nel legno, ma è incredibile. Perché dopo, questo qui, volendoli poi anche stampare sovrapposti. Certo. E questa la quindi diventano delle le abbini, e già, poi diventa qualcosa di nuovo. Esatto. Dopo che meraviglia. Se ti piace qualche legno te ne stampo una copia, se la vuoi. C'è qualcuno che ti piace, dopo lo vuoi. Cioè vedi, dopo... Cioè, guarda che... Era un incisore incredibile. Oh, incredibile. Mamma mia. Queste cose le ha fatte a 90 anni. 90. Perché io l'ho conosciuto a 80 e aveva già smesso di incidere. Quando io ho visto questa sua abilità ho detto ma lei non può smettere perché è troppo bravo. Insomma alla fine l'ho convinto, è nato un amore tra me e lui incredibile, un amore proprio. Un incontro. Anche la moglie mi voleva bene, insomma è nata una cosa molto speciale. Guarda cosa è successo. Cioè, ma che meraviglia. Follia, questo diciamo. È un piccolo tesoro o un grande tesoro. E anche, vedi, guarda, vedi, è tutto un... Cioè incidere una cosa così è una cosa difficilissima. Poi ci vogliono ore. Capito? Tu lo sai usare il computer? Sì. Vedi, il computer arriva da qui. Cioè vedi i caratteri? Vedi, questi qui sono tutti mobili. E poi li devi bloccare con gli spazi. Cioè io sono andato tante volte nelle scuole, un po' come per della Chiara. Che, però bisogna prepararli un po', se no i bambini non capiscono subito. Però se li prepari diventano bravissimi. Cioè vedi, c'è la cassa tipografica, che è questa. Vedi, ogni lettera, adesso facciamola più grande. Poi ci sono i vari font, vedi? È un parallelepipedo su cui c'è incastonata la lettera. Cioè l'invenzione della tipografia del carattere mobile è proprio questa. Che tu prima dovevi scrivere i libri a mano, poi pian piano quando fai una matrice puoi stampare all'infinito. Certo. Questa è l'invenzione. Poi vedi, guarda questi qui piccoli, piccolissimi, guarda. Vedi? Cioè con queste parole. Mamma mia, io non lo vedo neanche praticamente. Con queste, è una cosa incredibile. Con queste cose si facevano i vocabolari. Cioè 2000 pagine. Tu pensa, pian piano ogni pagina cioè si componeva, non so la prima pagina,
poi a un certo punto finiscono le A, le O e le E, che sono le lettere più. E ti devi fermare. Allora no, le stampi, scomponi e ricomponi. Cioè, mamma mia, cioè, immagina... pensa. No, 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 ma era un'avventura... Non finivi mai. Quanto ci voleva? No, ma c'erano... Il tempo era meno costoso. Sì. Perché adesso costerebbe un... Nel libro infatti però... anche una macchina come questa che uso io, poi ci sono anche quelli più grossi. Ah certo. Che queste cose le ho salvate e le stavano buttando via, perché non servono più a nessuno. Oddio, le buttavano, mamma sì. mia. Poi ci sono anche quelli più grossi. Queste sono, una volta i manifesti si facevano così, tipo un manifesto di una pubblicità da S lunga, si facevano mettendoli insieme. Sì, è proprio come un mondo cambiato totalmente tutto. Beh, ma non è che si è sbagliato quello di adesso, però è un peccato perdere la memoria, esatto. Questo sì, perché cioè, il frigorifero una volta non c'era, io ce l'ho il frigorifero, ho il tablet, ho il cellulare. Però il perdere, non sapere che ci sono certe cose è un peccato, secondo me. Perché uno è più... Ma è rimasto solo lei a fare questo tipo di... No, ci danno del tu. Oh sì, è vero. Sei rimasto solo no, tu a fare questo no, tipo No, c'è di... qualcuno. Beh, ma penso che siate tre gatti in tutte no, le ma diciamo, non molti, forse. Diciamo che è un mondo, prima di tutto, non è economico. Certo. Perché se tu fai delle composizioni, fai un libro così... dovrebbe costare 3 milioni ma chi no? Esatto, allora lo fai io, faccio piccole cose, è un microcosmo molto affollato, diciamo, di tante cose. E mi diceva che i primi libri della grazie li ha stampati lui, li stampava e poi glieli dava da vendere per tirare su qualche soldino. Fantastico. Fino a poi è diventata famosa, no? È stato sì. il primo a suggerire alla Merini di stamparli, oppure lei già sì. stampava? No, 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 beh, lei aveva già composto, cioè aveva già dato agli editori, però quando era in un momento difficile, perché era uscita un po' dalla... Sì, da una situazione molto difficile. Vuoi tu un caffè? Vuoi qualcosa? No. Un tè? Faccio un tè? No. Vuoi un tè? Grazie, io no, grazie mille. E no, dopo è nata un'amicizia speciale. Guarda che ti sei slacciata, se no cadi. Sempre la stringa. La stringa. Sempre questa. È passata davanti mentre stavi riprendendo. No, 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 guarda. Volevo... Sono mossa. Figurati. Ho messo sotto una pigna per ricordarmi. Bravo. No, ma non è questo. No, non è questo. No, no, perché come si intitola? È bellissimo. Proprio a casa laboratorio come piace a me. Fantastico. No, aspetta, il disegno di ciao. Persino la mia, a parte che lui è maschio, quindi giustamente è più grande, no? Anche la mia è un po' più piccola. No, sono maschi ma sono la metà. Invece la mia gattona è tutta a pelo. Qualche volta te la faccio. L'hai vista qualche volta? Qualche volta venite che vi faccio vedere la gattona tutta a pelo. Sembra sì, tuo figlio. Sai cosa sembra? Lo Swiffer. Swiffer Duster. Sì, ti giuro, guarda. C'è un pelo alto così, è bellissimo. Gli attacchi dietro la sì, è vero. Sai che quando d'estate tira su le lumachine, vai in giardino e si attaccano tutte le lumachine addosso e io quando torno a casa proprio sai quelle più? Sì, entrano tutte nel pelo, la devi slumacare, la devi slumacare. Ti giuro, devi slumacare. Ma perché? Insomma, ti garantisco che è molto difficile metterlo a fuoco. È impossibile. Come si fa a metterlo? Pensa com'è piccolo questo barattolo. È una cosa incredibile. Ogni parola. Cioè, io mi avvicino, ma non lo so. B dovrebbe essere. Ma mamma mia, manco riesco a vederlo. D. La B, Chiara. Con la pancia destra e la B, la pancia sinistra e la D. Grazie per l'informazione, perché non so scrivere con queste lettere. Anche sulla tastiera. Perché quando si scalda tiene tantissimo calore, giusto, anche quando la stufa si spegne lei rimane. Giusto, è un'ottima idea, devo dire.
perché lo usavano anche i miei nonni questo sistema. Ragazze africane queste. Belle. Ragazze! Sì. E guarda, guarda dove c'è tutta l'arte del Novecento. Da Brancusi a wow. Picasso. Beh, Modigliani, guarda, questo è palesemente. Ma anche i punk, guarda da dove arrivano. Nulla di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire. Chiara, questo bellissimo nido l'avevi visto. Guarda un nido. Ma guarda anche... anche quando uno, il cubismo, guarda che se non è una faccia cubista è incredibile. Beh, Picasso ha preso da queste cose, È vero. Ecco, l'archivio è qui. Adesso la prego, vai. Questo è l'archivio dei 10.000 titoli. Ce ne sono tutto questi, questi. Ce n'è uno di ogni edizione. Li hai stampati tutti tu questi? Sì. Cioè dai grandi artisti ai bambini, che passa, non c'è una scelta, da Munari a Catelana, e artisti anche conosciutissimi, in mezzo a chi passa per caso. Ma fantastico. Sì. Quanti anni di lavoro? E io li stampo da 35 anni. 35 anni. Ma i primi 10 anni li ho stampati pochi, così uno al sabato. Invece quando ho incontrato la Merini sono scattati, perché ne facevo tanti a lei. Invece da ragazzo facevo liutaio. Questi sono difficili da fare. Non stampare i libri. No, questi sono difficili. Mio fratello fa questi. Che meraviglia! Questi sono rinascimentali, invece lui fa quelli medievali, quelli prima. Sì, che meraviglia! Perché questo è già lezioso, mentre quelli medievali sono più essenziali. Sì. Ma è fantastico! Il liuto era il pianoforte di una volta, di un tempo. Del Rinascimento, perché non c'era... Che meraviglia! Vedi, è una cosa complessa da fare. Accidenti. E che con che legno si faceva normalmente? No, legno può fare qualsiasi legno, non sì. C'è una scelta preferita. Invece il e questo invece è l'antenato del violino. Quante corde? Quattro corde. Vedi, questo è rinascimentale, infatti. Ma l'hai fatto tu questo? Sì. Mamma mia, che meraviglia. Vedi il rinascimento è già prezioso, invece quelli che fa Marco, mio fratello, Sono così molto più essenziali. Posso? Sì. No, beh, qui ci devi dedicare. Non sono facili. No, ecco. Anche perché. Mentre per i libri, anche se sbagli, mentre qui se sbagli non suona. È lì la differenza. Senti, questo è il famoso tabernacolo sì? Che ti dicevo. Sì. Questo è. Vedi, qui c'è dentro. Questo è l'ultimo rossetto che ho messo la Merini sulle labbra. Mi hai detto che lo tenevi il giorno prima di morire. Oh! Sì. Questo ricordo proprio d'affetto. Poi guarda che oggetto. Che meraviglia. Questo è più bello della Gioconda, guarda. Sì, questo è nato sul fondo del mare, guarda che oggetto. Sì. Ci ha pensato la natura. C'è l'animale che quando diventa più grande lo lascia andare e dopo ci sono le correnti che lo spingono a riva. Che meraviglia, questo è tutto madreperla. Sì. Se tu lo tagli a metà vedi proprio la sezione aurea perfetta. Sì, dove cresce l'animale che lascia quelle fa le sezioni. Sì. Che belli che sono, io le adoro. Io sono appassionata di conchiglie. Fantastico. Le conchiglie sono belle. Sì, sono un capolavoro. Un capolavoro della natura. Perché poi questo l'avevo preso In un mercatino, perché e non è bello, e vedi che è verniciato, invece dentro guarda che capolavoro, guarda che cosa, guarda che com'è bello. Prezioso. Ma è ricamato. Questo qui è fatto tutto col, l'avranno fatto delle suore, non so, perché guarda che è un piccolo capolavoro. Sì. Invece fuori no, fuori è molto grossolano, un po' da falegname, guarda che roba. Che bello anche il tessuto, sì, tutto marezzato. Sì. Sì, come una madreperla finta. Sì, bellissimo. Sì. Mamma mia.
Cioè, queste sono le porte dei Dogon, che è una tribù africana del Mali. Queste come hai fatto ad averle? Girato no, me li dà, questo amico, no, non sono mai stato in Africa. Perché hai tantissimi oggetti africani. Perché c'è questo belli. Amico che vende le maschere, che l'ho conosciuto a Milano tanti anni fa e aveva bisogno di soldi, io gli ho dato qualcosa perché aveva bisogno. Basta, loro ti dichiarano amicizia per tutta la vita, E allora dopo ho cominciato a comprargliene, perché queste sono belle, Cavolo. Queste sono da museo. Ma questo è bellissimo. Alcune sono bellissimo. Un po' dei tarocchi. La porta di un granaio. Immagina vedere una capanna. Sì. Qui c'è, ci sono i cardini di legno, perché io gliel'ho messo per utilizzare l'interno. E poi quando chiudono col fango, perché lì non c'è la S lunga, se entrano i topi. Sì. È bellissimo. Tutto intagliato. Quando ero un ragazzino facevo questi strumenti. Ma da ragazzino, quindi... Sì, questo da ragazzino li facevo, sì. Ma sei andato a scuola? Hai fatto una scuola? Devo pure... Dopo ho conosciuto un liutaio che mi ha voluto molto bene, allora ho capito certe cose, ma all'inizio queste cose le facevo da solo. Guarda, questi qui si vedono sui quadri del Rinascimento, di Caravaggio, di Basquiat. Tipico di Caravaggio, sì. E questo qui è una cosa che si teneva dentro magari la sacca del cavallo e uno suonava quando si arrivava. Fermi, sì. Sì. Che peccato che non si faccia più, cioè non si suona più, non si va in giro né per suonare né per cantare. Non è vero. Ma in giro, nella sacca, cioè mentre sei per strada, perché... mentre vai a fare una passeggiata, mentre macchina, vai. Guarda che c'è ancora chi tu suona. Tu dici che c'è ancora chi lo fa. Mio fratello lo fa. Ah beh, certo, va bene, ma lui lo fa professionalmente. In Germania non è come qui che per trovare uno strumento devi girare. Tutti ce li hanno gli strumenti lì. Non è vero che l'ispirazione, perché ce l'avevo ma me l'hanno ammazzata. Guarda, queste cose da ragazzo facevo anche i frutti patologici. I frutti. La banana anguria. Patologico è bellissimo. Era come una patologia, se vuoi. È una stranezza, no? sì. No, la banana anguria è bellissima. La banana anguria. No, devi avere una grande manualità. Assolutamente. A fare queste cose. Non è che. Però. Perché la manualità arriva prima o poi, sì. Sono le idee che devi sfruttare. E tu che vuoi? Guarda questo che meraviglia, guarda, vieni. Non farti la foto a... Guarda questo disegno, il cane che cerca la parola osso sul vocabolario. Guarda che questo è un capolavoro, Guarda, l'ha fatto un amico. Oh, che bellissimo! Hai guarda visto? Chiara, guardalo prima tu, guarda. Avvicinati. Sì. Hai visto Monica? Guarda, questo è di un amico. Il cane che cerca la parola osso sul vocabolario. No, questo scusa, è un capolavoro. Ma questo è un genio però, sì. È genialità pura questa. Ma dai. Cioè, ogni veramente cosa bello. Che hai qui. Cioè, vedi, anche i disegni di legno si possono sovrapporre. Sì. E allora diventano delle alchimie estetiche. Se tu quando lo stampi, questo qui lo alzi o lo abbassi o lo sposti, cambia totalmente l'estetica. Certo. Cioè non credo che sia il dolore che crea, no? Io credo che il contrario. No, non ho mai sentito... No, perché ci sono persone che hanno bisogno sempre di macerarsi per creare. Sì. Per me non è così. No, tu sei, come ho detto l'altra volta, un'anima libera. Ah, adesso ti ripeto, ne faccio uno ogni giorno, è come un esercizio, no? Che lo metti e... Adesso volevo fare una mostra, ne espongo... 11 per un'amica che non sta bene, in una galleria, dedicati a lei, è una signora di una certa età. Guarda questo che bello. Qui hai usato dei timbri? No, i disegni sono fatti con rossetto da labbra. Ah, con rossetto! Invece, ecco perché non capire la sfumatura. Invece dopo, la cera. Invece dopo quello, il nido è un timbro, sì. Sì. Stavo cercando di capire il rosso da dove... Sì. Bello. Sì, è rossetto da labbra. Perché poi tu pensa, siccome la Merini se li metteva molto sul viso, e li metteva anche qui. Sì, cioè per fare un po' di... Ma usava la infatti mettere un una po' volta, che... Proprio qui, sì, come sì, un sì. Un così, no? Come un fard. E una volta
Non l'ho, invece di darglielo, l'ho dimenticato in tasca e a casa ho cominciato a fare, ne ho fatti tantissimo, ho fatto la mostra, quelle cose col rossetto. Sì, sì, per caso, sai, sono quelle cose... A volte le cose nascono per caso, però producono magari le cose bellissime. Sì, bisogna un po' lasciarsi andare, perché vero, sai, vero. Già il mistero... Già, ci sono i filtri, se già no, il mistero filtri. Della vita è profondo. Dopo... Sono presi per timbri che hai visto giusto. Ah sì, questo sì. È uno di quelli che abbiamo sì. Visto giù, la barca, capovolto forse, eccolo qua. Questa qui è una cosa... Questa è meravigliosa. Sì, è un omino sotto una albero, pianta, sì. Sì. Chi è che ti fa le richieste di stampa? Chi sono i tuoi? No, ma non sa, non, prima di tutto non sono clienti. Cioè, passa via uno e mi chiede, mi piacerebbe fare questo e si fa, viene un giorno, come gli dedico io la giornata, lui viene qui e si fanno insieme. Anche dei ragazzini come la Chiara sono venuti, sì? Coi genitori, sì. Chiara, tu che volevi fare la scrittrice? E poi le fa giusta, gliela... Tolgo la borsa, da fastidio? Lasciala. E proprio le fa giusta quella... Adesso te lo faccio prendere. Io fin da piccolo ho avuto il desiderio del violino, però i miei genitori non, proprio la musica non sapevano cosa fosse, non sono riuscito non da piccolo. Ecco. Poi ho iniziato verso i 15 anni e ho suonato un po' di anni, poi ho smesso 40 anni. Hai smesso 40, sì. 40 anni? No, suonavo così ma senza non... studiare, il violino ha studiato. Quando ho conosciuto la Merini chiamava 50 volte al giorno e... Però era giusto così che... Guarda che bello questo violino. È un violino dell'Ottocento. È molto... Che meraviglia. Meraviglia, no, bellissimo. Prova, dai, no, così per sentire l'emozione. Allora, questa si chiama mentoniera perché deve essere messa qui, così. Però, ecco, metti la mano, toh. Dov'è? Così. Qua, vai. Esatto, così, tanto per provare. Toh, tieni, ecco, tienilo così, guarda. Ok. Aspetta, non è proprio non schiacciare qui, ecco, tienilo solo così, prova. Ce l'hai appoggiato. No, bene. No, ma poi. No, ma poi è grande per lei, ci vuole molto più piccolo, Però ce l'ha l'idea. Perché all'inizio si inizia con le corde vuote, Sì. No, prova Monica. Oh, no, ma così tanto per l'emozione di. Ecco, esatto. Così? No, adesso non schiacciare. No, non schiaccio. Perché. Così? Esatto, perfetto. Così? Dammi tu la... Sì, così, così. Così? Cioè, all'inizio sì, poi si cominciano a schiacciare le corde. Mi ha fatto imparare a suonare in modo più leggero. E poi penso che ogni maestro ti porti una scoperta del suo strumento. Sì, sì. Sono contenta. Bello. Senti, io ti devo fotografare questa perché mi piace. È enorme. Questa. Ah, pensa che questo è un amico? È un amico molto speciale.
che... Poi, perché non me lo prende? Che adesso ha 80 anni. Cioè, questo amico, gli ho stampato uno dei libretti, adesso ha 85 anni, gli è venuto un morbo, insomma, tremendo. Ed era quasi un suo allievo, un filosofo, e adesso non vuol più vedermi. Oh, come perché mai? Si sente troppo conciato, non gli va di farsi vedere. Ma veramente, ma no, oh, peccato. Ma ha detto, guarda, ti prego, non venire a trovarmi, perché farsi vedere sulla sedia a rotelle, che perde la bava, non ce la fa. Disobbedienza. Preferisce. Perché dice, questo è il mio motto, no? Povertà, castità, disobbedienza e digiuno, no? Fantastico. Ma è un uomo incredibile, è amico di Ermanno Olmi, il regista. Certo. Ma guarda, è un uomo incredibile. E abita a Soncino, sì, vicino a Cremona. E la Merini, quando l'ha visto, siccome è un uomo bellissimo. Beh, adesso io sono 6 anni che non lo vedo. Ma guarda, bellissimo. Ha 80 anni, guarda ancora. Come Richard Gere, proprio un viso meraviglioso. E la Merini si era innamorata, ovviamente, voleva sposarlo. Ustra, e allora lui ha dovuto dire sì, aspettiamo un po', perché dopo non voleva deluderla, no? Certo. Però ma ha preso tempo. No, la Merini niente, voleva sposarlo, così è un uomo veramente speciale questo qui. Fantastico. Però è stato difficile per me non andare a trovarlo.